trasferta sul campo della Cenerentola Olbia si giocherà domenica alle ore 14. D'obbligo i tre punti, Pescara solido, ma ora più che mai mancano i gol. Cascione ha ridato equilibrio, sta facendo sicuramente un buon lavoro, ha fermato l'emorragia di reti incassate in queste ultime tre gare prima dei playoff, ancora da blindare. Bisognerà cambiare marcia. Il girone di ritorno è stato finora disastroso, solo 17 punti per i biancazzurri, appena 9 in più dei sardi ultimi in classifica. Il bilancio della Pescara nel girone di ritorno: 5 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Complessivamente 17 punti come il Pineto. Peggio hanno fatto Fermana 15, Ancona, Recanatese e Vis Pesaro 14 e appunto l'Olbia con 8 punti. Differenza reti girone di ritorno: 19 gol realizzati, 31 subiti. 32 invece il bottino di punti incamerati al termine del girone di andata. 3 giornate dall'epilogo della stagione regolare, la squadra di Emanuele Cascione occupa il 7° posto ad una lunghezza dal Pontedera, a 5 dal Gubbio, 5° in graduatoria. Nel breve spazio di 3 punti tra il 6° e il 10° posto ci sono ben 5 squadre: Pontedera 50 punti, Pescara 49, Juventus Under 23 e Arezzo 48, Rimini 47. A quota 44, dunque ai margini dei playoff, Lucchese e Pineto. Per centrare i playout, l'Olbia di Oberdan Biagioni dovrà compiere un'impresa: vincerle tutte e sperare in qualche risultato favorevole. Dopo la trasferta in terra sarda, il Pescara sfiderà l'Ancona di Boscaglia all'Adriatico Giovanni Cornacchia domenica 21 aprile alle 16:30. Nell'ultimo turno renderà visita alla Fermana domenica 28 aprile alle 20. Al Nespoli di Olbia, Cascione potrebbe affidarsi al 4-2-3-1, squizzato Aloy, tandem di mediani, Tuniov in posizione più avanzata.